Io a Milano per spostarmi adoro camminare, anche la metropolitana è piacevole perché comunque tutto quello che ti permette di muoverti facendo anche altre cose è piacevole. Poi quando appena appena spunta il sole camminare è l'ideale. Il mio mezzo ideale è andare a piedi, purtroppo invece vado spesso con la macchina. Beh, in città sicuramente andare a piedi. La bicicletta o il tram. E poi io ultimamente ho scoperto il treno. E la bellezza di arrivare in treno in centro città. Chi ha chiuso le stazioni e ha lasciato le stazioni fuori dalla città, secondo me ha tolto molto del vivere di quella città. Il treno è un mezzo di spostamento meraviglioso. Ma Milano è una città, da questo punto di vista, e non solo, molto contraddittoria, perché a Milano, secondo me, si addice l'autunno, l'inverno, non le sta bene la primavera e l'estate, è più una città fredda e da vivere con il freddo. E quindi questo andrebbe in controtendenza rispetto all'idea di spostarsi e di muoversi, specialmente rispetto alla mia idea di spostarmi, che è fondamentalmente a piedi, anche perché è una città abbastanza piccola, quindi comodamente raggiungibile e che sicuramente si può apprezzare molto di più camminandoci, che non imprecando appunto al sedile di una macchina o scampanellando in bicicletta o appunto lamentandosi del ritardo dei mezzi di trasporto. E, sì, quindi a piedi. Beh, ci si muove abbastanza facilmente. Devo dire che funzionano le metropolitane funzionano bene, che le linee tranviarie funzionano bene, i servizi pubblici in genere funzionano tutti bene e ci si muove bene anche a piedi. Cioè, non è una città difficile a piedi, è abbastanza, diciamo, facile. Non ci sono delle grandi carenze, non vedo dei grandi problemi. Ci sono delle cose da aggiustare, da migliorare, da come dire, rendere più belle, più. Allora, il mio percorso per arrivare all'Ambro ha due mezzi, perché io vivo un po' lontano dal parco stesso, siccome non voglio correre troppo, perché ho le mie chilometri che riesco a fare, la prima parte faccio in macchina, anche se dico, caspita, sarebbe molto più facile scendere di casa e correre subito, che spesso lo faccio, però quando voglio darmi questo senso di pace, di essere da sola con me stessa, mi sforzo, prendo la macchina, parcheggio la macchina appena fuori dal parco e poi prendo le mie gambe e comincio a correre.